Cari concittadini, buongiorno, buona domenica qui da Londra, dal vostro sindaco. Continuiamo le nostre dirette Facebook settimanali per rendervi edotti dell'attività amministrativa della settimana. In questa settimana si è conclusa l'estate sannicolese. È stata un'estate caratterizzata da tante attività, tante iniziative, tanti appuntamenti lungo tutto il territorio comunale, dai Palati a Torre Pagliara, da Arenella a Molino. Quindi è stata un'estate sannicolese vissuta e diciamo molto ben voluta da tutti i nostri concittadini. Sarà sicuramente ripetuta il prossimo anno ancora con maggiore enfasi e con altri programmi più belli dal punto di vista sia artistico che dal punto di vista culturale e del tempo libero e dello svago. Quindi ci impegneremo ancora di più e meglio, come stiamo facendo da un anno ormai di amministrazione. Detto questo, quindi c'è stato l'appuntamento di Annassi con l'estate sannicolese, con San Nicola in via Giardino, via Nocelle. E quindi abbiamo concluso questo appuntamento e faremo il prossimo autunno, il 31 di ottobre, ma stiamo programmando per farla il sabato 5 novembre, la festa dell'autunno. Quindi ripeteremo quella che è stata una bellissima iniziativa che abbiamo tenuto con i bambini in occasione del Ponte di Ogni Santi, quindi senza rievocare quella che è la festa pagana di Halloween, terremo questa nostra festa dell'autunno con i bambini del comune. Decideremo il luogo dove farla. L'anno scorso l'abbiamo fatta a San Nicola Capoluogo, siamo orientati per ripeterla sempre lì nel capoluogo. Comunque è una decisione che la giunta prenderà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le pulizie delle frazioni, abbiamo continuato in questa settimana con appunto pulendo tutte le frazioni, le contrade e facendo una bonifica dei rifiuti abbandonati lungo le strade tra il capoluogo e Santa Maria in Grisone e gli Annassi. Abbiamo cominciato la bonifica perché dovrà essere ancora fatta meglio e soprattutto in maniera più approfondita, visto che è un fenomeno che non riusciamo ancora a debellare, quello dell'abbandono incontrollato dei rifiuti in quella zona. Domani comincerà il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle nostre scuole, dei plessi scolastici di Annassi e Zappiello, anno scolastico che è cominciato martedì scorso e quel giorno io e l'assessore Monica Iuliano abbiamo fatto visita agli alunni, ai bambini, agli insegnanti, al personale scolastico, alla direttrice, quindi a tutti i nostri auguri di buon anno scolastico. Faremo diciamo così sempre più e meglio nell'interno della scuola e dei bambini che la frequentano. Quindi domani partirà il servizio di trasporto scolastico, un servizio di trasporto scolastico che sarà garantito esclusivamente a chi ha presentato domanda al protocollo del comune e che sarà ampliato quest'anno con il servizio di accompagnamento sul pulmino da parte di due percettrici del reddito di cittadinanza. Questo però avverrà nelle prossime settimane. Abbiamo risolto dopo tanti anni finalmente il problema delle cedole dei libri scolastici, perché era un problema che non veniva mai affrontato e definitivamente risolto. Da quest'anno quindi abbiamo fatto un bando, abbiamo individuato la libreria che dovrà fornire ai genitori i libri e le cedole, quindi lì si dovrà spendere e le cedole si avranno a inizio dell'anno scolastico, quindi non si avranno più quei disagi che si sono avuti negli anni precedenti, quando a fine anno scolastico, a inizio dell'anno successivo, ancora non si avevano le cedole da parte delle famiglie. Quindi questo sarà, non succederà più, e soprattutto rispondo solo questo all'opposizione: noi non faremo più confusioni, non sarà più possibile che ognuno va dove vuole a spendere in qualunque libreria. Potevamo andare pure a spendere a Londra, a Roma, e poi il comune doveva pagare i rimborsi. No, si va a spendere solo ed esclusivamente presso le librerie convenzionate con il comune di San Nicola Manfredi.
partecipato all'assemblea dei sindaci presso la Rocca dei Rettori, presso la provincia, la settimana scorsa. Abbiamo candidato e abbiamo grande, diciamo così, opportunità di avere questo finanziamento. Le strutture scolastiche di Santa Maria a Toro e di Pagliara, l'ex asilo, per la riqualificazione. Abbiamo terminato i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza del campo sportivo Vittorio Parrella, un altro impegno portato a termine da questa amministrazione. Abbiamo ho preso parte a Monte Rocchetta alla festa per la consacrazione e la presentazione al popolo della statua dell'Addolorata, quindi sempre dalla parte dei cittadini, sempre in mezzo ai cittadini, e proporrò in quell'occasione. Ho visto che ci sono altri lavori da fare al cimitero di quella frazione, che già l'anno scorso abbiamo messo a nuovo rispetto a prima, però c'è bisogno di fare altri lavori, altri interventi, e quindi proporrò alla Giunta un ulteriore intervento proprio, e questa volta unicamente, per il cimitero comunale di Monte Rocchetta, in maniera, diciamo così, immediata, e poi a seguire gli altri cimiteri comunali. Però il cimitero comunale di Monte Rocchetta va terminata, diciamo così, questa opera di ristrutturazione che abbiamo cominciato l'anno scorso, perché veramente era in condizioni di degrado, e dire poco. Faccio gli auguri agli sposi, alle coppie, Mauro Luciano e Aurora Zoppoli, che ho unito in matrimonio la settimana scorsa, così come faccio gli auguri per la nascita della loro bambina, della famiglia Tammaro Leonardo, e gli auguri di buon 18° compleanno ai nuovi maggiorenni Cavalluzzo Maria Carmen di Montebello e Cavuoto Benedetta di Annassi. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buona domenica qui da Londra, dove mi trovo a rendere omaggio a una grande del nostro tempo, della storia del mondo, la regina Elisabetta II d'Inghilterra. Ieri sera ho avuto l'onore di fare visita al feretro e davvero entrare nella Westminster Hall, nel Parlamento britannico, è stato per me umile politico di provincia, è stato davvero un onore grandissimo entrare in un tempio, nel tempio della democrazia parlamentare, quindi davanti poi a un gigante del nostro tempo e della storia dell'umanità, che è stata Elisabetta II del Regno Unito. Grazie a tutti, buon fine settimana, buona domenica.